8 italiani su 10 aspetteranno in casa il 2022 anche per sfuggire alle tante restrizioni imposte per evitare i contagi da Covid. Gli italiani spenderanno quasi 2 miliardi per il cenone di San Silvestro, vale a dire 300 milioni in più dello scorso anno, ma 400 in meno del San Silvestro pre-pandemico. Ma sulle tavole campane trionferà ancora una volta la tradizione. Spaghetti con i gamberi, gamberoni in umido, polipi alla luciana e l'impepata di cozze. Facciamo un semplice spaghetto a vongole e le solite tradizioni, diciamo, insalata di rinforzo, un po' di pesce arrostito. Cosa scelgono quest'anno per la cena di San Silvestro? È un po' di tutto, veramente. Quest'anno ci sta un po' di restrizione, il fatto dei ristoranti, quindi si preferisce sempre stare di più a casa. Mazzangonne, poi che facciamo più? Una frittura e gamberoni in umido. Vogliamo preparare un astice se ci riusciamo. Gamberoni, un po' di frittura, un po' di baccalà. Come da tradizione mia madre ripeteva lo stesso menù della vigilia di Natale, quindi ripetiamolo. Insalata di mare, uno spaghetto o vongole o un misto pesce, un'orata al forno, baccalà, anguille. Comprano quello che serve, più moderatamente, più con parsimonia. Come tradizione di verdura c'è il broccolo di Natale. E per finire non potranno mancare lenticchie e cotechino e 12 chicchi d'uva per ringraziarsi la buona sorte allo scoccare della mezzanotte.